Ma io sono molto molto felice. Pensare di essere a 18 punti da una squadra così ti fa capire quello che questa squadra ha fatto. Poi la partita è stata combattuta, il primo tempo equilibrato, la serenità l'ha messa sotto l'aspetto fisico, lo sapevamo, un po' troppo. A me dispiace solo essere rimasto in 10 in una partita dove ci hanno fatto tantissimi falli e dove non potevamo rimanere in 10 noi, ma doveva esserci un altro metro di giudizio. Se il metro di giudizio era quello, in Prota non andava neanche ammonito perché non colpisce neanche l'avversario. Perderemo un giocatore, probabilmente c'erano due doppi gialli per gli avversari, e questo è quello che mi dispiace più di tutto. Al di là della partita è stato combattuto, due ottime squadre, ma con questo arbitro siamo sfortunati, anche a Castellammare siamo rimasti in un in meno. Siamo una squadra che non dà quasi un calcio, mi sembra strano che due espulsioni siano successe sempre così. Questa è la cosa che mi lascia più arrabbiato stasera. Poi la squadra è stata straordinaria, ha fatto un secondo tempo incredibile, insomma salvataggio sulla riga, sul tiro di Insigne, la traversa. Il secondo tempo meritavamo sicuramente di andare in vantaggio, però accettiamo serenamente il pareggio, è passata una giornata in più, i 17 punti di distacco sulla terza sono qualcosa di importante. È chiaro che dovremo continuare così, sapendo che tutte le partite da ora in avanti saranno sempre più dure. A me quello che dispiace è i giocatori che magari si fanno male o questa espulsione che mi priverà di un giocatore importante immeritatamente. Domenico Santosuoso, Radio Fida. Allora, sì. Ti chiedo se è questo l'incontro che ti aspettavi, la partita e il risultato, se ritieni giusto. Ma ho già detto, io alla fine accetto sempre il risultato del campo, non accetto oggi quella cosa che ho detto prima, quello non l'accetto sinceramente. Poi la partita è stata equilibrata, si poteva vincere, poi alla fine magari si poteva anche perdere, per cui è giusto accettare il risultato del campo. Io sono molto contento della prestazione della mia squadra, è chiaro che oggi vedere questa squadra così forte come la Serenitana a essere 18 punti da noi ti fa capire quello che questa squadra ha fatto, ma vedere il secondo tempo, insomma, la mia squadra che rincorreva, voleva vincerla a tutti i costi, l'è andata a riprendere e poi voleva vincerla, mi lascia molto sereno, perché vuol dire che la mentalità è giusta. Sembravamo noi che dovevamo inseguire i punti di vantaggio dell'altra squadra in campo, e questo per un allenatore è un motivo di grande soddisfazione. Roberto Corrado, Cronache del Sannio. Ciao. Mister, buonasera, ha saputo già qualcosa in merito a Kragel? No, Kragel ha sentito una fitta sul fallo che ha subito e mi auguro che non sia niente di grave, perché oltretutto poi quell'espulsione di Improta mi priverà nella prossima partita di due attaccanti esterni importanti. Però noi dobbiamo andare avanti, i sostituti sono all'altezza e troveremo chi far giocare, non è un problema. Altre domande? Basta così? No, giusto, mister, nel primo tempo ribadisco, Benetto non è stato il solito Benetto. Che cosa può essere successo secondo lei? Che ci sono gli avversari. Ok, ciao.